tutti amici di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz. Oggi sono qua per fare l'unboxing di un pacco che mi ha inviato Digit Movies con i nuovi Spasmo Video. Era un po' che li aspettavamo e questi titoli, ho visto un po' di trailer così, sono veramente molto intriganti. Da che parte si apre sto coso? Che cazzo si apre? Sì, qua. Allora, una volta ho tagliato un DVD una volta facendo questo lavoro, però la lezione l'ho imparata. Ecco qua. Allora, premesso che li devo ancora visionare tutti, sono 4 Spasmo, mettiamoli un po' in ordine, non so molto di questi film, però ho visto i trailer, ho scritto anche un articolo su nonapritequestoblog.it, andatevelo a leggere, ci sono anche i trailer. Abbiamo Skinhead Alive di John Kilogue. Vediamo se riesco a farveli vedere meglio. Dovrei togliere la carta. Skinhead Alive. Allora, di John Kilogue. Allora, vi spiego un attimo che cos'è, perché mi sono comunque scritto sull'articolo di cosa si tratta. È una horror comedy del 1990, dove c'è questa famiglia di redneck capitata da una donna in sedia a rotelle che fanno fuori, insomma, tutti i malcapitati, e a un certo punto avranno a che fare con un detective che si metterà sulle loro tracce e deciderà di annientarli, e sarà, insomma, una carneficina. Le copertine sono sempre fighissime, con il loro stile ormai conosciuto. Poi c'è Ozone di J.R. Bookwalker, che abbiamo già visto con The Dead Next Door, di cui trovate, è un film di zombie veramente figo, di cui trovate la recensione su nonapritequestoblog.it. Ozone, sì, questo è quello della droga. Ozone è un action horror. Praticamente c'è questa nuova droga in circolazione che fa diventare estremamente violenti, insomma la trama è abbastanza trita e ritrita, però Bookwalker è una garanzia, quindi sicuramente sarà molto divertente questo qua. Devo dire che ho visto anche i trailer, mi hanno intrigato parecchio. Ozone. Che figata questa, aspetta che tolgo, questo è fighissimo. Guardate questo tizio qua, cioè no, è fantastico. Non vedo l'ora di vederli. Poi, Back from Hell di Matt Yaisles, aspetta, questo si chiama Back from Hell di Matt Yasle. Del 93, c'è questo Jack che vuole diventare una rockstar e fa il classico patto col diavolo, e questa cosa poi si scatenerà tutta una serie di eventi splatter e violenti che il protagonista sarà costretto ad affrontare. Davvero molto intrigante. Sono tutti molto, cioè sono veramente tutti e 4 titoli che mi intrigano tantissimo. Devo ammettere che questo è un genere che io amo tanto e mi piace vederne a volontà. Ultimo, ma non assolutamente meno importante, perché se ne ho sentito parlare sempre molto bene in termini di follia, demenza, splatter, violenza e qualsiasi altra cosa, di Steve Bellott, Bride of Frank. C'è questo tizio burbero, violento, disgustoso, insomma un essere veramente immondo, che a un certo punto decide di mettere un annuncio per trovare moglie, perché insomma pure lui ha bisogno di una dolce metà che riempia il vuoto che ha dentro. E solo che appunto le candidate che risponderanno a questo annuncio poi verranno scartate in un modo piuttosto cruento, insomma, penso. Questo è quello che ho capito della trama. Insomma, c'è sempre un sacco di roba, contenuti extra. Qua non riesco a capire bene cosa c'è nella parte dietro, però sicuramente roba che ha a che fare con Budella.
E insomma, questi qua sono i film, chiamiamolo un po' anche aggiornamento della collezione, nel senso che sono gli ultimi arrivati. Ringrazio Digit Movies per avermeli inviati. Sono The Bride of Frank, Back from Hell, metto così perché sennò c'è un mega riflesso, Back from Hell, Ozone e Skinned Alive, ma solo per le copertine sarebbe da prenderli tutti. Ma gli Spasmo, secondo me, sono da collezionare in assoluto, quindi vi lascio i link in descrizione per acquistarli. Dei prossimi giorni li guarderò e ne parleremo in varie occasioni. Niente, questo è tutto, ragazzi. Vi invito anche a comprare, se volete, la felpa The Conjuring is Not My Friend, il cappellino e la maglietta, o anche solo una delle cose, sul sito I Love Tabù, dove trovate appunto l'abbigliamento ufficiale dell'anticongiuriano. Quindi vi lascio il link in descrizione per acquistare la felpa, la maglietta e il cappellino e per acquistare i quattro film nuovi della Spasmo Video che ha pubblicato Digit Movies. Se il video vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete like lo stesso, se vi sto sulle palle iscrivetevi al canale. Così potete venire a mettere dislike ogni volta che vi pare.